Buongiorno, c'è una parabola, una storia orientale molto affascinante che è stata resa un po' più nota da Gurdjieff in Occidente, che è quella della casa senza padrone, che ci aiuta a capire com'è la situazione dell'essere umano ordinario, il fatto che sia diviso in vari io, e ci aiuta anche a capire come fare a essere consapevoli sempre di più dei nostri io e diventare sempre di più delle persone unitarie. Essere noi i padroni del nostro io, essere identificati con la nostra anima. Questa parabola della casa senza padrone ci dice che c'è una bellissima casa dove ci sono varie figure all'interno, la governante, chi si occupa della stalla, chi fa l'idraulico, chi cucina, eccetera, eccetera. Ma queste varie figure che si dovrebbero occupare della casa non sanno qual è il loro vero compito. Quindi suona qualcuno per portare gli ingredienti da mandare in cucina, ma risponde lo stalliere. Arriva qualcuno per portare il cibo per gli animali, ma invece risponde la cuoca, e così via. Quindi in questa casa c'è un gran casino. Se andiamo a vedere questo pezzo di analogia, che cosa corrisponde nell'essere umano, è il fatto che noi siamo composti da più personalità, non siamo esseri unitari. Abbiamo visto che c'è un io diverso in noi quando siamo a casa, quando siamo con gli amici, quando siamo al lavoro. Se ci osserviamo un po', se siamo un po' sinceri con noi, lo capiamo facilmente che siamo diversi nelle varie situazioni. Anche in maniera molto sottile, con piccoli lati caratteriali, piccole inclinazioni, modi di fare, ma teniamo questa divisione generale anche di ruoli. E molti magari avranno visto che incontrare un amico in una situazione diversa, questa persona può sembrare anche completamente diversa. Questo perché ci sono varie personalità che abitano in noi e molto spesso queste personalità sorgono e fanno un compito che non è neanche l'ottimale per quello che dobbiamo fare. Quindi delle volte sorge la parte più emotiva quando dobbiamo dare un esame, dovremmo essere magari più intellettuali. Sorge una parte un po' più bugiarda quando dobbiamo essere sinceri in un dialogo aperto con un figlio e così via. Quindi noi, come nella casa senza padrone, siamo spesso un po' confusi e abitati da personalità che non sanno cosa fare. Qual è la soluzione? Qui continua la parabola. Che varie figure della casa senza padrone capiscano che le cose non possono andare avanti così e scelgano di assumere un maggiordomo. Questo maggiordomo all'inizio vorrà osservare qual è la situazione della casa, senza voler cambiare niente, ed è quello che possiamo fare noi. Scegliere di auto-osservarci, e qui nascono tutti gli esercizi di presenza, di auto-osservazione, di cui ho parlato in vari video e che vengono descritti molto bene da Gurdjieff. La voglia e il tentativo di osservarsi durante la giornata sempre di più, una presenza lì che osserva i nostri vari io che emergono, senza volerli cambiare, innanzitutto per capire com'è la situazione. Questo si vede anche nelle ditte, quando c'è qualcosa che non va, si assume magari un coach che vuole solo osservare quali sono i vari ruoli nella ditta e capire cosa fare. Questo osservatore cambierà le cose per il semplice fatto di essere lì ad osservare. Quindi il maggiordomo cambierà le cose per il semplice fatto di essere in casa, presente, e anche le altre entità della casa saranno influenzate da lui. Man mano che il maggiordomo rimane lì, man mano che ci osserviamo, sempre più entità nella casa senza padrone, sempre più nostre personalità saranno interessate a questo lavoro, a questo compito del maggiordomo. Quindi ci sarà sempre più forza nel maggiordomo, sempre più forza in noi che ci osserviamo. Questo che cosa farà? Darà la possibilità di avere sempre più ordine e di permettere al padrone di arrivare nella casa. Il padrone, nell'analogia, è la nostra anima, a cui diamo una porta d'accesso grazie a un continuo lavoro di auto-osservazione, e noi ci identifichiamo sempre di più con la nostra anima, che è qualcosa molto più grande del nostro corpo, delle nostre emozioni, della nostra mente e dei nostri schemi. Questo naturalmente produrrà dei cambiamenti in noi, ma non lo facciamo perché non ci amiamo, perché da un'altra prospettiva, con il cuore aperto, noi amiamo tutti i nostri piccoli pezzi che abbiamo portato nel mondo. Anche i nostri schemi che ci sembravano da cambiare magari sono proprio delle nostre risorse importanti. Quindi questo tipo di lavoro fa sì che una strada venga aperta, che si possa manifestare qualcosa, e poi le conseguenze ognuno le vedrà da sé nella propria realtà, nelle proprie relazioni, nel proprio modo di essere.
Se vuoi ti lascio un po' di altri video sul ricordo di sé, sul risveglio, per entrare un po' più nei dettagli della presenza, qualche esercizio che si può fare. Se vuoi segui il mio canale per essere aggiornato sui prossimi video e a presto, ciao!